Quest'oggi parliamo di un atto d'eroismo, parliamo di salvo d'acquisto, subito dopo la sigla. Era un vicebrigadiere dei carabinieri, salvo d'acquisto, quando morì il 23 settembre del 1943 vicino Roma. Ma facciamo un salto indietro prima di spiegare perché morì. Salvo d'acquisto. Era il primogenito di cinque figli, era nato il 15 ottobre del 1920 a Napoli. Abitava al Vomero, nella zona di Antignano. Chi conosce la nostra città sa di che zona vado a parlare. Attualmente c'è un mercatino, siamo comunque non molto lontano dallo stadio Collana. Frequenta i Salesiani e frequenta poi anche il liceo Giovan Battista Vico. Decide però di arruolarsi a 20 anni, subito dopo aver terminato il liceo, nei carabinieri. Poco dopo, sempre volontario, richiede all'arma di essere inviato a Tripoli. Lì viene ferito da una bomba alla gamba, ma non chiede di essere rimpatriato, resta infatti lì. Ma poco dopo deve far ritorno in patria perché si ammala di febbre malarica. Torna in Italia e frequenta la scuola di sottufficiali, un corso molto veloce in Toscana. Pochi mesi dopo, siamo nel dicembre del 1942, è destinato a Torre in Pietra. Siamo vicino Roma, alla stazione dei Carabinieri. È il 1943, l'Italia è ancora alleata dei tedeschi, ma l'8 settembre c'è il proclama dell'armistizio da parte di Badoglio e i tedeschi ritengono ormai di essere dei nemici degli italiani e quindi da alleati diventano veri e propri occupanti e si arroccano in determinate zone per poterle meglio difendere. E così accade ovviamente nei dintorni di Roma. Durante un perlustramento alcuni paracadutisti tedeschi entrano in una casa abbandonata e mentre stanno rovistando tra alcune casse scoppia una bomba, probabilmente inavvertitamente o perché era lì già sul posto ed era stata toccata dai tedeschi o perché esplode stesso una bomba a mano dei tedeschi stessi. La mattina dopo il comandante delle SS va nella stazione di Torre in Pietra e chiede del maresciallo in servizio. Il maresciallo però è assente, c'è il vicebrigadiere Salvo d'Acquisto. Chiede al vicebrigadiere allora di fare subito un'investigazione per capire chi sono i responsabili della morte di due paracadutisti tedeschi. Poche ore dopo il vicebrigadiere d'Acquisto ritorna per fare rapporto al superiore tedesco, ma la sua investigazione non ha portato a null'altro che probabilmente a quello che i tedeschi già sapevano, ossia era stata un'esplosione fortuita, sfortunata ovviamente per i due tedeschi morti, ma i tedeschi non ci stanno e per l'ordinanza emanata qualche giorno prima dal feldmaresciallo Kesselring rastrellano subito 22 civili che non c'entravano niente con quella morte. C'è subito un interrogatorio molto informale, praticamente violento. Tutti si dichiarano innocenti e lo stesso Salvo d'Acquisto continua a dire che non c'è tra quei 22 civili, ma non c'è nessun colpevole italiano per la morte di quei due tedeschi. I 22 più Salvo d'Acquisto a quel punto vengono portati in una località sempre vicino Torre in Pietra, a Torre Palidoro. Lì i 22 civili vengono invitati a scavarsi la fossa. Non ci sono pale e vanghe sufficienti. Alcuni sono costretti a scavarsi anche la fossa con le mani. A quel punto, Salvo d'Acquisto capisce che i tedeschi stanno per mettere in atto quella che sarebbe una rappresaglia ingiusta, l'uccisione di 22 civili inermi, e chiede di poter parlare nuovamente col comandante. Subito dopo, i 22 civili vengono rilasciati e fuggono nelle campagne vicine. Salvo d'Acquisto viene fucilato poco dopo e una persona dei 22 che era stato ancora per qualche secondo, per qualche minuto tenuto fermo per ulteriori chiarimenti, riesce a sentire le ultime parole: viva l'Italia, viva la patria. 2 anni dopo, alla fine della guerra, a Salvo d'Acquisto gli viene data la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nel 1983, a 40 anni dalla morte, inizia anche un processo di canonizzazione per Salvo d'Acquisto. La salma
di salvo d'acquisto attualmente è nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, nella parte laterale sinistra. Il processo di canonizzazione però si blocca nel 2007. Attualmente lui è semplicemente un servo di Dio, anche se Giovanni Paolo II in un suo discorso all'Arma ha ricordato l'alto eroismo di Salvo d'Acquisto. Oggi a Salvo d'Acquisto sono dedicati e intitolati delle scuole, delle caserne. È intitolata una gara podistica e sono stati fatti anche dei film, un film con Massimo Ranieri, l'altra invece una serie televisiva con Giuseppe Fiorello per la Rai. C'è una lapide a Torre di Paledoro dove è morto, c'è una lapide in via Morgen al Vomero, un'altra invece nei pressi della scuola dei Salesiani, una statua, e un'altra statua è stata eretta proprio in suo ricordo a Pomigliano d'Arco, un comune vicino Napoli. C'è un proverbio napoletano che dice se sap come se nasce, ma non se sap quan se more. Probabilmente è un proverbio valido in generale per tutti, tranne che per Salvo d'Acquisto, che ha scelto come morire. A domani.